cultura a Roma è abbastanza desolante, desolante perché comunque sconta una cronica mancanza di fondi che di fatto determina il progressivo ingresso dei privati all'interno della gestione e della tutela del patrimonio culturale. Di per sé io non credo che in assoluto questo sia un dato negativo o possa essere un dato negativo, quando però diciamo al finanziamento privato, alla sponsorizzazione privata si accompagni poi una gestione pubblica o comunque una gestione orientata alla massima fruizione del bene cui il finanziamento o la sponsorizzazione si riferisce. In realtà io credo che stiamo progressivamente scivolando verso una privatizzazione anche dei beni culturali e questo ritengo sia un pericolo assoluto da combattere e da contrastare in tutti i modi. Non è pensabile che per la cronica mancanza di fondi in realtà Roma svenda completamente il proprio patrimonio, svenda completamente i servizi e svenda così anche la cultura. Di fatto la cultura a Roma è parte viva della città, sia perché comunque a Roma nasce praticamente più di 2000 anni fa e quindi vediamo reperti e reperti archeologici ovunque, sia perché comunque Roma è una città viva che pulsa e la cultura è tuttora presente, abbiamo musei, abbiamo mostre, abbiamo teatri che sono vivi, che debbono essere in qualche modo sfruttati e debbono essere destinati il più possibile ai cittadini. Questo mi sembra che non stia avvenendo. Il modo in cui si vuole risolvere questa situazione, secondo me, è pessimo. Non si può pensare di privatizzare la cultura. Il pubblico non può derogare, non può abbandonare assolutamente il suo ruolo, non può abdicare il ruolo di gestore, curatore di questo patrimonio. Poi se il privato vuole intervenire o comunque vogliamo accogliere una parte di fondi privati, immagino che vista la situazione disastrata delle casse non possa che essere una necessità di cui fare virtù, se così si può dire. Però il pubblico deve rimanere e deve rimanere forte, in modo da poter assicurare a tutti la maggiore fruizione di questi beni.